Ciao a tutti, oggi vedremo come verniciare una persiana che era già stata precedentemente smaltata. Col tempo si è opacizzata. Partiamo con la fase 1. Smontiamo innanzitutto tutta la ferramenta della persiana in modo tale da non sporcarla con lo smalto. Una volta rimossa tutta la ferramenta e tutte le cose che ci possono dare fastidio, partiamo con la carteggiatura. Allora mi raccomando, un paio di guanti per proteggere le mani sempre e utilizzeremo una carta vetrata, direi grana 120, potrebbe andare bene anche alla 100. Vi faccio vedere come. Prendiamo il rotolo, lo prepieghiamo, pieghiamo bene la carta, così. Ci tagliamo, ok. In questo modo avremo tre parti da utilizzare, una, due e tre. Come potete vedere la persiana non è messa malissimo, si è molto opacizzata con il tempo, con il sole, con la pioggia. Quindi la cosa importante sarà carteggiarla in maniera omogenea su tutta la superficie. Magari tenete anche una spatolina vicino, può essere utile, una spatolina o una lama. Partiamo! Carteggiate bene le persiane, andiamo a spolverarle. Ora vi farò vedere come. Ora il metodo ideale è prendere un mini compressorino oppure un compressore normale e andare a spolverare tutta la polvere che si è creata con la carteggiatura. Dopo aver spolverato con il compressorino, prendiamo uno straccio umido e gli diamo una passata comunque a tutta la persiana, in modo tale che eliminiamo la polvere residua. Infine procediamo con una mano di fondo del colore della finitura che esibiremo, quindi un verde scuro. Questo servirà per far aggrappare meglio lo smalto finale. I pennelli che useremo sono un pennello da calorifero standard, un rullino a pelo raso per stendere bene lo smalto e una mazzetta. Dopo 24 ore, come potete vedere, il fondo è perfettamente asciutto, potremo procedere con la finitura finale. Useremo dello smalto satinato assorbente dello stesso colore. Useremo uno smalto satinato, diluizione con diluente sintetico 5-10%. Procederemo prima facendo le traversine, successivamente faremo i lati. Stop.
Altra cosa importante, una volta fatta una facciata di una persiana, mettetelo all'esterno in verticale, in questa maniera. Mettete sotto due bastoncini o due pennelli, in modo tale che potrete ritoccare le gocce che si sono create. Togliete quindi le gocce col pennello abbastanza scarico. Ecco le nostre persiane finite, magnifiche. Ora aspetteremo 2 o 3 giorni e poi le monteremo. Se il video vi è risultato utile, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!